Amici motori a 360 gradi e di Sky 229, una puntata completamente dedicata alla 13ª edizione della Coppa Mazzotti. Ha vinto Andrea Vesco in solitario, nel senso che non aveva il navigatore, e questo può aprire dei scenari nuovi nel mondo delle auto storiche? Ne parleremo con il vincitore. Noi abbiamo assistito e siamo stati al seguito di questa bellissima gara che ha visto al via 160 vetture. Siamo partiti dalle prove speciali in Castello, siamo arrivati alla fine della prima tappa all'idroscalo dell'aeronautica di Desenzano, dove partivano gli idrovolanti durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi, la mattina, siamo partiti da Sirmione, la perla del lago di Garda ci ha ospitato ancora una volta, per terminare sul lago di Iseo a San Sabanec. Che dire, immagini bellissime di Mario, dal nostro amico Mario, e poi l'arrivo con le interviste ai vari personaggi. L'appuntamento per la settimana prossima. Vi dico solo una cosa. Avremo un campione europeo di enduro. È la ciliegina di una chiusura di una stagione che ha vinto e ha visto i colori dell'Italia trionfare nel mondo europeo. Che dire, è una grande soddisfazione. Amici di motori a 360 gradi di Sky 229, siamo con Max Montempi al countdown è partito, questa è la 13ª edizione Coppa Mazzotti, grandi piloti, grandi macchine, poi seguiranno le interviste. Che dire, siete contenti come organizzatori? Ma noi siamo sempre contenti, perché per noi è un piacere organizzare questa cosa qui, la 13ª volta. Crediamo che finalmente sia un evento abbastanza rodato, vedi che sono tutti contenti, belle macchine, sono d'accordo con te. Quest'anno abbiamo una rappresentanza di anteguerra formidabile, ma poi abbiamo anche delle belle macchine da competizione, per cui io sono molto soddisfatto. Tempo meraviglioso, meteo incerto per domenica, però domani dovrebbe essere ancora una bella giornata estiva, per cui credo che comunque verrà una cosa fatta bene. Tre valli da trascorrere in tranquillità, in serenità. Sì, devo dire, due giorni da fare nel migliore dei modi, con i tre laghi, con i nostri tre laghi da vedere e da godersi fino in fondo, con delle location che, come ho già detto, sono assolutamente eccellenti, e poi con un parterre di prim'ordine, 150 macchine, vuol dire che siamo di nuovo la terza manifestazione regolaristica in Italia. Complimenti e buon lavoro. Grazie mille. Amici di motori a 360 gradi e del 229 ufficiale per Brescia di Sky, siamo con Pietro Noci dalla Rai 2 della Maria Lechner con Vendetta. Complimenti, perché sei un grande, te lo meriti. Grazie. Una vetrina internazionale per quello che tu hai fatto e stai facendo anche qui alla Coppa Mazzotti. Che dire, chapeau, posso darti ancora del tu? Certo, sempre puoi darmi del tu. Stiamo umili. Gli amici rimangono amici, sì. Ma dov'è Roby Fader? È sempre in giro lì di lavoro, ma dov'è il lavoro? Arriverà. Sì, sì. Beh, anche oggi sei il perno di questa manifestazione. Sì, noi cerchiamo di essere presenti sempre nelle manifestazioni top e anche nelle altre, comunque, diciamo, a essere come a 360 gradi. Devi pagare le royalty. Ah, c'è anche Max Montempi a proposito di royalty. Venga pure, dottore, venga. Io la ringrazio della sua conferenza stampa che ha fatto la presentazione. Stavo facendo e le congratulazioni all'amico Pietro Noci, perché ormai veleggia su Rai 2, veleggia da tutte le parti. D'altronde voi siete la terza gara nazionale, è giusto avere anche un partner importante. Sì, infatti sai che lui è venuto qua solo per firmare gli autografi adesso. Basta. Poi stasera torna a casa con la Lightner, lui e la Maria, che ormai sono sì, pappa e ciccia, come si suol dire. Io preferisco la ciccia, la pappa la siete stati bravissimi anche in questa organizzazione. Ma speriamo, vediamo come funziona. Il numero dei partecipanti comunque lo dice, 150 e passa partecipanti, vuol dire che la gara merita di questo e anche di più, comunque. Esatto. Sì, sì. Anche perché in questo momento contingentale, come dici, c'è qualcuno all'ONU e anche in Europa, riuscire a fare una manifestazione così importante non è facile. Sì, credo di sì. Di fatto siamo davvero la terza manifestazione in Italia.
Poi non ho capito se la gente viene qua per Noci, che ormai è famoso, se viene qua per vedere il tuo maglioncino latte menta. Lo devo ancora pagare, lo devo ancora pagare perché la mia banca mi ha chiuso i fili, però va bene così. Vabbè, per un maglioncino ci arriviamo ancora anche noi comunque. Ragazzi, poi dopo andiamo a Certo Colletta e questo è lo spirito che ci accomuna. Comunque speriamo bene, il meteo sembra... buono. Sembra buono, spero. Avete pagato lui? Abbiamo pagato, no, sì, lì sai che è un o po'. Lui ha pagato voi. Lì abbiamo dei ganci abbastanza in alto. Domani è lunga perché partiamo presto e arriviamo tardi. Ma perché non si potrebbe partire alle 10 e arrivare alle 4 e mezza? No, fermati, partiamo alle 10 e mezza domani. Ah, beh, allora va bene. Ci sono dei refusi giornalistici, ma noi il primo domani mattina parte alle ore 10 e 30 dal castello di Brescia. Splendida location. Sì, partenza bellissima quest'anno. Secondo me è una delle partenze più belle. Ma al di là della location, non mi interessa l'orario, perché io sono partito con Brescia-Napoli alle 6 di mattina con Mario Del Bono e siamo andati fino a Ravenna, paesaggi bellissimi, però credi che io amo di più quando si apre 10 e mezza, 11. Allora io ti do solo due chicche che ti avevo già anticipato. Una te l'ha detta Pietro, è la partenza più bella che potessimo avere dal castello di Brescia domani. Colazione tutti in chalet, per cui una roba giusta come Dio comanda. Vado a prendere i buoni perché non si trova. Le monete d'oro, perché abbiamo le monete d'oro da portare in chalet. Fatti dare i dobloni che servono quelli. No, li porto a casa. Abbiamo colate l'altra sera. E poi abbiamo l'altra chicca che ti avevo anticipato invece, che è l'aperitivo domani sera all'idroscalo di Desenzano. Ospiti dei militari del Sesto Stormo in una location che non ha ancora visto nessuno e che è la vecchia partenza degli idrovolanti sul lago di Garda. Ti posso dire che qualcuno, grazie all'amicizia che abbiamo con Sky 229, abbiamo già anticipato una lucuriosa pranzo con gli amici dell'Aeronautica, che sono veramente degli amici. Ottimo, perfetto. Vedrai che domani sono tutti posti bellissimi. Ma non ho problemi, perché la garanzia sei tu, Paolo Mazzetti, Pietro Noci, un amico Pietro Fala, che è un amico veramente. Cerchiamo di fare sempre il meglio. Ma voi, è una garanzia. E questo è solo un antipasto di quello che avverremo anche nel 2022, o sbaglio? Vedrai. Giuseppe Cherubini, un po' raffreddato, ma questo vuol dire che il percorso l'ha provato, riprovato, ha trovato mille problematiche, però alla fine sei riuscito anche per questa Coppa Mazzotti a organizzare il top. Beh, per la prima volta uniamo i tre laghi, o meglio i quattro laghi della nostra provincia. Questo... C'è un po' un passaggio anche nei rally nei quattro laghi, ma di questo ne parleremo. Sì, ma visto che parliamo di regolarità, certo, ci vantiamo di averli, certo, uniti per primi. Esatto. E quindi vedranno dei paesaggi bellissimi, come è bellissima la nostra provincia, che spesso noi ci dimentichiamo di conoscerla e di visitarla sempre più frequentemente. Si parte da Brescia, puntiamo sul lago d'Idro, pranziamo nelle vicinanze, poi scegliamo sul lago di Garda, visitiamo e riapriamo dopo vari anni l'idroscalo dell'aeronautica militare a Desenzano e quindi finiamo la prima tappa a Sirmione. La mattina dopo i Colli Morenici, puntiamo su Brescia, passiamo a Gussago e quindi andiamo verso il lago di Iseo, dove terminiamo in tarda mattinata. Comunque tre giorni veramente dedicati al discorso motoristico, turistico e anche culinario. Anche culinario, perché ad Iseo mangeranno lo spieto. E devo dire che poi il contesto anche del Museo della Mille Miglia è sempre piacevole recuperare queste realtà che sono la nostra storia. Sei già pronto per i paesi arabi? E lì affrontiamo quando abbiamo presentato Mille Miglia alla Coppa delle Alpi. Grazie. Bene, buon divertimento. Ciao, grazie, buon lavoro. Amici di motori a 360 gradi di Sky 229, non è facile trovare la signora Maria, l'amico Paolo, e dietro quello che è più importante, perché ricordiamoci che tutto quello che viene fatto anche per raccogliere fondi per la Fondazione Progetto Itaca è
Una mano per i bambini. Ci siamo associate due fondazioni, entrambe con uno scopo nobile: chi tutela i bambini, chi come noi cerca di tutelare la salute mentale di tutti gli adolescenti e degli adulti, che è un tema soprattutto post-Covid di grande importanza. Per evitare le crisi dei bambini stiamo raccogliendo soldi, perché lo psicologo non deve essere appannaggio solo di chi ha possibilità, ma in maniera tale da poter garantire una salute mentale a tutti quanti. Ecco Paolo, se noi avessimo trovato un psicologo che curava la storia mentale, io e te eravamo già rovinati. Rovinati assolutamente, no, invece scherzi a parte, sai che la Coppa Mazzotti ha sempre avuto questa tradizione, peraltro sempre con Maria anni fa, con altre associazioni, Ali Solidali, eccetera, Laido, che da sempre è nostro amico. C'è un cantante spagnolo che mi piaceva molto, La Cintura. Ma ha fatto un libro addirittura dedicandoci molto spazio sul suo libro che sta uscendo, in quanto l'automobilismo storico e la parte sociale è un connubio molto importante, mille miglia. Coppa Mazzotti è coppa di strada, coppa che restituisce al territorio oltre ad andare per le strade italiane. Dietro le quinte, ma non molto dietro le quinte, anche la fondazione. Ma di questo è un altro discorso, parliamo della Coppa Mazzotti. La Coppa Mazzotti partirà domani mattina, per chi ci guarda in questo momento è venerdì, siamo alle verifiche qui al Museo Mille Miglia, e devo dire che anche questa ritrovata armonia tra tutte le componenti della Mille Miglia è una cosa che, grazie soprattutto a Maria, ci fa molto molto piacere, perché è così che deve essere. Quindi oggi qui noi facciamo le verifiche, domani mattina partiamo dal castello, ma racconterete agli spettatori la gara con le vostre immagini, quindi è inutile che adesso io vi racconti il percorso. Dico solo che in tempi ancora difficili, con tre manifestazioni in contemporanea, avere 140 iscritti ci gratifica molto, soprattutto per la qualità non solo delle automobili, ma devo dire anche delle persone. Anzi, magari prego l'amico Mario poi di inquadrare un signore che è alle sue spalle in questo momento, che è un amico che arriva dalla Francia e che viene da solo con la sua, lui è in sedia a rotelle, smonta la sedia a rotelle dalla sua macchina moderna, la monta sulla storica, ci sale e si fa tutta la gara. Ha fatto la Mille Miglia, un grande appassionato, e credo che questo dia un po' il senso della misura della passione che anima alcuni di noi per questo pezzo di storia, per questo frammento di storia della Mille Miglia che noi vogliamo celebrare nella figura di Franco Mazzotti, che vi ricordo essere stato l'ideatore fondatore della Mille Miglia, poi morto abbattuto col suo aeroplano nel 1942 durante un'operazione di guerra. Scusatemi che lo saluto, ciao caro, benvenuto a Brescia, bonjour. Tu parli in francese, ho capito, credevo fosse dialetto bresciano, invece era francese. Anche cremonese. Très bien. Bene, e basta, insomma, siamo qui, abbiamo un anno di più, come cantava Lucio Battisti, ho un anno di più, speriamo di avere un anno di più anche l'anno prossimo. Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla partenza di questa 13ª edizione a Coppa Mazzotti. Siamo in castello, quest'anno gli organizzatori faranno partire tutti i 160 equipaggi dal castello, attraverseranno la nostra bellissima città e poi inizierà la gara vera e propria. Anche se qua già in castello, le prove faranno già la prima differenza. A tra poco!
nuova I-Pace Hybrid. Jaguar ha una nuova energia. Scoprila in versione Storm Edition da 300 euro al mese. Serie 1 M Sport anche senza acquistarla con il leasing Wi-Fi. Da 160 euro al mese, grazie agli eco incentivi in caso di rottamazione. Dan 1,90, tag 3,98. E dopo un anno sei libero di rifinanziarla, cambiarla o restituirla. Norton Trasmissioni. Società che dal 1959 è specializzata nello studio, progettazione e costruzione di giunti trasmissione contrassegnati dal marchio Norton. Norton Trasmissioni SRL, via Veneto 6, a Villa Carcina, Brescia. Alle nostre spalle una Renault, negli anni d'oro ne hai fatti 52, 53, 54. No, 53, 54, 55. La prima con la 500 Fiat e le altre due con la Renault come questa. Buon motore, ma aveva tre marce, per cui sul percorso di 1000 miglia tre marce non era l'ideale. Ma l'hai fatto per risparmiare sulle marce? L'unico che aveva quattro marce era le Delle Pons, che correva per la casa e aveva la quarta marcia sperimentale. La macchina è andata bene, ci siamo divertiti, la facevo con mio povero fratello, però sai cos'hai? Hai la terza lunga che è una quarta e la seconda che è una terza, per cui bisognava stare attenti, insomma, nelle curve e così giocare un po' di ingegno, diciamo così. Comunque, quello che c'è comune è la passione. Passione, quella è rimasta. Purtroppo. Guarda, tu sei uno degli ultimi veri piloti che ha fatto la 1000 miglia. Esatto. Purtroppo tu pensa che quando abbiamo riaperto il club, dopo la disgrazia del 57, nell'85 abbiamo riaperto il club e hanno risposto in circa 1500 azzorzi, se volevamo, e 850 si sono iscritti. Adesso siamo praticamente in 7, di cui che si muovono siamo in 4, per cui io sono non il più vecchio, perché più vecchio è Umati, che ha 95 anni, io e Corazza ne abbiamo 90, per cui siamo sul viale del tramonto. Il viale del tramonto aspetterà, perché la passione è tanta. Sì, passione è tanta, non ti danno più la licenza, ma neanche di navigatore, per cui tutte le volte che c'è da rinnovare la patente dicono: ma lei è troppo vecchio, è pericoloso. Gli altri. Io vorrei vederlo in strada. Ah, io so come guidi e so qual è la tua passione. Sì, dopo ci vuole la testa, logicamente schiacci meno l'acceleratore, però l'impostazione delle curve è così.
Io, classe non è alta. No, io ho ancora la mia Alfa Spider con la quale mi diverto, c'ho l'Abarth, ma quella mai non la uso più perché non potendo fare le gare su strada sciupata, insomma, una macchina sportiva. Adesso vedrò. Amici di motori a 360 gradi, Scaduto 29, avere vicino una bella donna, Alessio Bonetti, un nome e una garanzia, è una persona che lavora dietro le quinte, non vuole mai apparire, ma l'abbiamo estrapolata. Cosa vuol dire organizzare dietro le quinte una Coppa Mazzoni? Non è semplicissimo, nel senso che gli equipaggi sono tanti, e quindi dietro c'è tutto un lavoro sportivo per organizzare la gara, un lavoro di ospitalità, quindi hotel, pranzi, cene, permessi, però è gratificante. Sono esigenti gli equipaggi? Molto esigenti. Vogliono il top di gamma? Sì, sì. E voi ve lo date? Ci impegniamo. Complimenti. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Abbiamo presentato i personaggi che lavorano dietro le quinte, però è fondamentale in ogni manifestazione l'apparato sanitario. Gianni Corone, il dottor Gianni Corone, è il medico di fiducia di Paolo Mazzetti e Jacopo Mazzetti. Quali possono essere le problematiche, dottore, per chi partecipa a una gara così importante? Ma prima di tutto dall'anno scorso c'è la problematica Covid e il sottoscritto Covid manager deve verificare che tutte le varie norme su distanziamento, mascherina, quest'anno Green Pass, necessità di tamponi sia soddisfatte a posto, anche perché è sempre a cura dell'organizzatore verificare tutto, quest'anno il Green Pass. E poi l'aspetto l'altro, che il medico di gara è presente perché per avere la licenza XAI, cosa che fanno qui davanti, è necessario un certo tipo di certificato e non tutti arrivano con quello. Allora noi siamo stati in grado quest'anno di gestirlo anche nel modo giusto, perché là c'è la mia infermiera, procede a fare gli elettrocardiogrammi, le prove strumentali, e sulla base di quello io poi faccio il certificato di idoneità per fare la licenza. Dalla Svizzera con amore, al Museo Mille Miglia, Alan Borswege, dalla Villa Pasqua, sponsor, main sponsor della Mille Miglia, non potevi mancare qui al Museo Mille Miglia. No, la Coppa Franco Mazzotti è molto importante per noi. Noi lo facciamo con passione e molto piacere. C'è tanti amici qui e ogni anno è un grande divertimento per noi. Da fare la Coppa Franco Mazzotti con il Bentley da 1923. Io mi ricordo qualche manifestazione con la tua signora che vi divertivate. Sì, Hans, lui è molto appassionato, sì, è giusto. Sì. E oggi, al di là di chi vinca, è l'importante festeggiare con Villa Trasco. Sì, volentieri, alla sera, domani sera, bevono un po' dei nostri vini alla cena e spero che tutti piacciono i nostri vini e bevono tanto. E sono... Tra l'altro far bere uno svizzero, un italiano, non è facile. No, non è facile, ma sì, fa tutto possibile da migliorare la lingua e da... E poi anche migliorare la vita, è importante. E quella è facile da fare in Italia, la vita in Italia. Qui è bellissima. Voi siete un po' più chiusi, ma noi siamo aperti. Sì, è così, grazie. Grazie Alan. Grazie a voi, grazie. L'amico De Mori, perdonami, presidente anche di ACI dell'Uno. Tu sei il direttore di gara di questa bellissima manifestazione, la terza gara in Italia di Autostore. Sì, ed è un piacere perché oltretutto, prima di tutto sono anche socio del Club Mille Miglia e questo per me è un motivo d'orgoglio.
tanto quanto è motivo d'orgoglio di essere il direttore di gara della Mille Miglia a Brescia e della Coppa Franco Mazzotti sempre a Brescia. E devo dire grazie a Citalia che fa delle bellissime manifestazioni. Ma a Citalia, l'attuale presidente di Acitalia si è impegnato molto nella valorizzazione delle vetture storiche, delle manifestazioni per vetture storiche, e ha portato sicuramente questo ha aggiunto molto a questo, al mondo delle manifestazioni di auto storiche. Quali sono le problematiche per un direttore di gara organizzare la terza gara in Italia, oltre la Mille Miglia? Ma diciamo che gli amici del club Mille Miglia, Paolo Mazzetti, Giuseppe Cherubini, Marcello Ferrari, portano tutta l'esperienza dell'organizzazione della Mille Miglia, che interessa 7 regioni, in una manifestazione che interessa una provincia, e quindi sicuramente sono super collaudati e super esperti, però ci mettono veramente tanto ed è sicuramente facile essere qua, perché comunque ti mettono a disposizione un prodotto, non solo a me ma soprattutto per i concorrenti, credo, un prodotto veramente di qualità, un prodotto eccellente. Grazie Lucio, buon lavoro. Prego. Architetto Valerio Boccelli, vincitore della Mille Miglia e altre manifestazioni, sei qui alla Coppa Mazzotti, che dire, hai fatto... Fatto il bravo? Stavo pensando ai paesi arabi e asiatici che attraversano. Con quel signore pelato con la maglietta nera che se vuoi guarda. Vieni. Ecco, quello lì, un peso piuma che... Ci stava a malapena sull'auto, o meglio ci stavamo in due a malapena sull'auto. Ma sai quello che mi lascia basito? Come ha fatto a sopportare? Come hai fatto a sopportare? 2 mesi, ha fatto penitenza, mi hanno detto devi fare penitenza per un paio di mesi e ho deciso di andare in Mongolia con Boccelli. Mongolia non è una garanzia. Eh sì, caro, Mongolia è una garanzia. Comunque... Perché non lo fai anche tu, visto che io sono già mongolo sei però, già a livello? No, sono già a livello, però non appartengo alla Brescia Corsa come tu sei il direttore sportivo, quindi... Sì, ma guarda che neanche lui appartiene alla Brescia Corsa, eppure l'ha fatta. Bisogna avere la voglia di farle le cose. Te ti senti un po' Lazarù. Non parare da te, tu sei il mio maestro. Ma sì, dai. Al di là delle battute, questo con buon Mazzotti come la vedi? Ma guarda, ti dirò, per me è organizzata bene, il percorso è bello, che dire, dopo vedremo. Vellità di podio. No, vellità niente. Piede pesante Boccelli tenta la vittoria, non c'è, è indiscutibile. Addirittura. Tenta la vittoria della Coppa. Io ormai una volta potevo dire qualcosa, oggi non posso dire più niente. Tu puoi dire sempre quello che vuoi su Sky 229. Benissimo. Racconta le bugie, ieri si stava allenando per fare il giro, i tempi. Guarda che ieri ho fatto scuola per modo di dire, assistenza a lui e alla Maggiorami per fare le loro prove. Io ero lì con la mia auto, la Smart, e non l'ho neanche fatto. Il professor Boccelli. Ecco, il professor Boccelli. Ma ci stai dentro la Smart? Scusa. Io ci sono Filippo. No, io ci sto. Solo che se sali anche tu non ci stiamo più in due. Non abbiamo problemi, non ti porto, di peso. Certo, non ti porto. Vabbè. Tu sei un uomo di peso. Grazie. Prego. Buon lavoro. Grazie. Ciao. Ciao ragazzi. Paolo Mori, presidente del CAM, l'avete visto la settimana scorsa nello speciale che abbiamo fatto motori a 360 gradi su Sky 229. Oggi non poteva mancare alla punzonatura della Coppa Mazzotti o Mazzetti. Coppa Mazzotti, ma sì, dai, diciamo una nuova avventura, Attilio. Tu tra l'altro sei reduce una bellissima Mille Miglia con un'isetta. Sì, con un'isetta, questa sarà una passeggiata, credo. Ci rilasceremo, perché noi le prove non facciamo nulla, perché comunque non siamo uomini di prove, ci divertiamo, guarderemo il percorso, il paesaggio. Il tuo compagno di avventura alla Mille Miglia chi era? Il mio compagno di avventura alla Mille Miglia era Massimo Comelli. È riuscito a sopportarti? Sì, assolutamente sì.
perché no? La Camer è sempre ai nastri di partenza, sta già progettando per il 2022 Mille Miglia e altre manifestazioni importanti che Motori trasmetterà grazie all'amicizia che mi lega con Paolo. Sicuramente Attilio, siamo sempre in pieno lavoro, diciamo. Cerchiamo di fare il meglio possibile, cerchiamo. Che dire, buon divertimento. Grazie Attilio. Siamo col vincitore della Mille Miglia 2021, Salvinelli, yes. Amico Salvinelli. Cosa ci fa uno che vince la Mille Miglia con uno che ama le macchine elettriche? Agan. No, allora, io non penso sia questione di auto elettriche, ma lui, lui è un produttore, diciamo così, di strumenti, quindi di strumenti per la regolarità. È sempre nell'ambito, è tanti anni che ci conosciamo, quindi lo saluto sempre molto volentieri. E, niente, oggi siamo qui per la Coppa Mazzotti, e vediamo domani e posdomani di passare un paio di belle giornate con il figlio, cercando di avere anche una buona prestazione. Lo ha lasciato Vesco? Vesco arriva quando è il momento giusto. Forse. Quando arriva, è sempre il momento giusto quando arriva Vesco. Lei, Jagan, ha inventato, ha brevettato determinate strumentazioni per le auto storiche. Cosa servono? Quando parliamo di strumenti è ovvio che per rispettare i tempi cadenzati della manifestazione ci vorranno dei cronometri. Con l'evoluzione, una volta i cronometri erano MOL, poi erano soltanto degli scansionatori che ti davano il ritmo. Da tempo, ormai direi da una quarantina d'anni, esistono dei cronocomputer che ti gestiscono la gara e ti danno l'input per passare, ma poi l'abilità del pilota e del navigatore che permette di ottenere dei risultati dell'ordine di 2-3 centesimi di errore medio a passaggio. Amici di Motori a 360 gradi Sky 229, ecco, Mario Gaburi è riuscito ad arrivare a Brescia, Napoli, integro, e seguì la Coppa Mazzotti. Sì, sono appena tornato dalla Brescia-Napoli in moto d'epoca, lunedì sera, e oggi partecipiamo alla Coppa Mazzotti con un'auto d'epoca, la MG. Speriamo che vada altrettanto bene come sono andate le motociclette. A proposito, facciamo un summit della gara, perché noi ci siamo lasciati a Ravenna, poi detto ci vediamo e ci vediamo qua al Museo Mille Miglia. Sì, esatto, ci siamo lasciati a Ravenna, che era la prima tappa, poi siamo arrivati a Recanati, una piazza bellissima, tutte le motociclette in semicerchio sopra i tappettini predisposti dall'organizzazione, bellissima. Termoli, una città che non conoscevo, ma è stata stupenda, un borgo bellissimo dove probabilmente ci ripasseremo perché è molto bella. E vabbè, Napoli, arrivare in piazza del Plebiscito a Napoli è qualcosa di emozionante. L'importante è che siano arrivati tutti, anche i nostri amici. Siamo arrivati tutti, sono arrivate tutte le motociclette e sono arrivati giustamente anche i ragazzi down, che è stata la sorpresa più bella di questa edizione. Sono stati davvero bravi, hanno dato davvero tanta energia. Sei già pronto per la prossima edizione, la settima? Esatto, adesso dobbiamo cominciare a pensare alla prossima edizione, lasciamo passare un mesetto, ma già settimana prossima cominciamo a pensare, a riunirci per capire cosa non è andato bene, cosa si può migliorare. Fare un po' di briefing. È il momento di spingerci oltre le strade della concorrenza, nella più profonda giungla del business, dove osa solo chi fa scelte vincenti. Affronta le nuove sfide del tuo lavoro con le capacità e lo stile di Discovery Sport e Range Rover Evoque, oggi tue con tutti i vantaggi dell'immatricolazione autocarro, come risparmio su IVA, bollo e costi di trasformazione. Brescia Motori, a Brescia in via Orzi Nuovi 38/40, 030 350 48 11. Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte.
prossima tappa? Suzuki Solutions. E nella volata finale scegli tu la strada. Tecnologia hybrid a 99 euro il mese, TAN 496, TAEG massimo 727 e manutenzione inclusa. E dopo 3 anni puoi decidere se tenerla, restituirla o sostituirla con una nuova Suzuki. Suzuki Solutions, soluzione vincente. Suzuki. Nuova Twingo E-Tech Electric, 100% elettrica, tua da 89 euro al mese. Riscopri la città. Amici di motori a 360 gradi di Sky 229, siamo arrivati al termine della prima tappa, siamo qui a lungo lago di Desenzano, ospiti dell'aeronautica militare, che l'anno scorso eravamo a Ghedi, abbiamo apprezzato tutta la cucina degli amici dell'aeronautica, stasera i piloti sono arrivati qua, faranno la consegna dalla tabella e poi andranno a Sirmione. Bellissima giornata, cornice tantissimo pubblico, specialmente nell'attraversamento di Desenzano, ma non solo di Desenzano, questa piccola Mille Miglia, ricordiamo che la terza gara più di importanza nel panorama italiano di auto storiche, è stata accolta come ogni anno alla grande. L'appuntamento domani mattina, si parte alle 7:30 da Sirmione, si sposterà completamente la panoramica, andremo sul lago di Iseo in Francia Corta, altro bellissimo paesaggi del territorio bresciano. A domani mattina. Amici di motori a 360 gradi, Sky 229, la star di questa 13ª manifestazione. Che parolona! Star, veramente, grazie, tu sei grazie. Un pilota vero, grazie, gli altri sono dei gentleman driver, tu sei uno vero che porti sempre in giro il nome dell'Italia, la grande, e non poteva mancare Arturo Merzario. Ciao a tutti, buongiorno, guarda, siamo fortunati che oggi per il momento si pensa che non piova, per cui il lago di Garda è sempre spettacolare, Sirmione poi è la, oserei dire, la perla, una delle perle del lago, per cui è stupendo essere in questo contesto, in questa manifestazione. Io è la sesta volta che ho la fortuna di essere invitato a farlo e mi auguro di andare avanti ancora una ventina d'anni. Minimo. Minimo. È veramente stupendo. La manifestazione, come sempre, è impeccabile sotto tutti i punti di vista, soprattutto organizzativo e stradale, con l'assistenza dell'Apostrada, dei vigili urbani, dei carabinieri. Guarda, non,
Non c'è motivo di fare una critica. Chi dovesse fare qualche critica per il Somaro? La Sumaca. È la Sumaca. Adesso poi andremo nell'ultimo lago, ieri ne abbiamo fatti tre, ci manca il lago di Iseo. Andiamo di Iseo, dove è un'altra perla, diciamo, nel contesto della... magari non è corretto, perché io chiamo tutta la zona di Franciacorta, no? Certo. Non so se fa parte anche Iseo di... Fa parte, ecco, per cui vedi, non ho errato, e anche lì è un'altra perla del lago di Garda, anche se è staccato, fa per sé, però fa sempre, è nel contesto di questa regione che è fantastica. Grazie Arturo di essere. Grazie a te. Grazie. Amici di motori, a Tracciato Santa Gredi di Sky 229, siamo alla partenza della seconda tappa, siamo a Sirmione, la lunga carovana di 160 equipaggi, almeno erano 160 giovani forti, con noi l'amico Noci, fresco e reduce dalla Maria Lechner in Rai 2, è su Sky, adesso devi cambiare la concorrenza, okay. Non puoi avere tutto, vicino a te c'è Robby Fada, così chiudiamo il trio. Il trio. Allora, le macchine tutto a posto. Buongiorno, sì, diciamo quest'anno non abbiamo assolutamente tribolato, a parte qualche particolare qua la sera con un paio di vetture che abbiamo sistemato, però stamattina sono ripartite, per cui penso che vada tutto bene. Una l'abbiamo persa su a San Michele ieri, però l'abbiamo già recuperata, riportata in officina, e per cui ripartiamo adesso e poi si vedrà. Avete fatto partire anche le quote rosa, la signora Bonera. Esatto, anche loro. E sono contente, stamattina la macchina provata mi ha detto che va bene, per cui tutto a posto. Robby, tu sei dietro le quinte, dai una grande mano all'amico Pietro. Allora, visto dall'alto, dalla tua esperienza, com'è questa manifestazione? Guarda, piccolo contributo per una grande squadra, veramente sono splendidi. La dimostrazione è stata ieri sera, quando ho finito il lavoro di controllo delle ultime macchine, siamo andati a mangiare un boccone, siamo entrati, tutti i piloti hanno fatto un applauso ai ragazzi, perché è una soddisfazione vederli lavorare ed è veramente bello il riconoscimento che viene dato dai piloti quando si sentono curati da qualcuno che li segue e sa che non è abbandonato nel deserto, questo è importante. Una garanzia, Pietro Noci, buon lavoro, noi ci vedremo forse stasera a San Sabanec. Ok, grazie. Buon lavoro. Ciao, ragazzi. Ciao. Brunori Gandolfi, una macchina di eccellenza, oggi a Iseo, prima di Iseo ci saranno le prove Aido, è un messaggio che va a coniugarsi con questa bellissima manifestazione, ingegnere. Sì, come tutti gli anni, quando non viene disputato il trofeo Aido, che è negli anni, è biennale, è negli anni pari, gli amici della Coppa Mazzotti ci ospitano e consegnano la Coppa dell'Aido a un equipaggio legato ad alcune prove, la vittoria di alcune prove. Quindi è sempre per ricordare il problema, accentuato ancora di più di questi anni dalla pandemia, questi ultimi due anni, il problema dei trapianti che servono a ridare una speranza di vita a tante persone. E quello che è successo in questi due anni ha bloccato, come sapete, tantissimo tutta la parte degli interventi che non erano i ricoveri legati al Covid, e quindi anche il discorso trapianti ne ha subito molto. Rimane il problema che ancora oggi ci sono 9.000 persone nelle liste d'attesa che aspettano un organo per poter tornare a una vita normale. Quindi grazie anche agli amici della Mazzotti che ci aiutano anche in questo. Ma è come le mogli, Bruno, dopo un po' ci abitui, no? Per cui... Io sono già arrivato alla terza moglie. Ecco, vedi, io invece sono ancora il primo navigatore. Una persona stupenda, Bruno. Una persona stupenda che rende queste gare ancora più divertenti, e poi lui è sempre mosso da questo spirito anche per l'Aido, che insomma, fa sempre bene. Certo. Siamo qua a divertirci, siamo fortunati, quindi è meglio pensare anche a chi non è così fortunato. Ti abbiamo visto leggermente in difficoltà, leggermente. Una frizione che non andava. Ho un po' sfrizionato, direi che forse la prima gara così ho un po' esagerato con la frizione, però il paesaggio era talmente meraviglioso, devo dire che il su e giù di ieri forse non facilitava la frizione, però bravissimi i meccanici, bravissimo tutto, abbiamo timbrato, abbiamo fatto, quindi siamo ancora in gara. E ti abbiamo visto stamattina sfrecciare per arrivare qua puntuale alla partenza. Certo, siamo ancora in gara, molto contenti. E vediamo oggi cosa succederà. Con te parliamo, continuiamo il discorso che abbiamo fatto con Bruno dell'Aido, perché questa manifestazione è coniugata all'Aido, al di là del momento sportivo che gli amici Paolo Mazzetti e tutti sono riusciti a organizzare questa bellissima manifestazione.
Sì, sicuramente, certo, Coppa Mazzotti, ma Aido per portare comunque, soprattutto in questo momento, il senso della solidarietà e dell'importanza della donazione del sangue in giro per le nostre strade bresciane. Ci ha baciato il sole, la perla del lago di Garda, Sirmione, sicuramente ci ha accolto in maniera calorosa. Il complimento va sempre agli organizzatori, a chi partecipa e comunque, tra virgolette, sempre con lo sguardo alla solidarietà e quindi, tra virgolette, soprattutto in questo periodo, un ringraziamento anche a tutti i sanitari che in questo periodo si sono tanto prodigati per la nostra salute. Quindi complimenti a tutti, che sia anche oggi una bella giornata in cui si porta lo sport, il divertimento e sempre la solidarietà, quindi attenzione e sempre un invito alla donazione. Aido e anche donazione degli organi, sempre molto importante. L'abbiamo lasciato la Brescia-Napoli, lo ritroviamo a Piazza di Sirmione alla partenza di questa seconda tappa. Parliamo dell'amico Mario Gaburri, organizzatore di Brescia-Napoli. Alla partenza abbiamo chiesto com'è andata la gara, tutto bene? La tua gara oggi? Oggi speriamo di fare qualche risultato in più, ma io non aspiro a nessun risultato, qua lo faccio per passione, mi piacciono le due ruote, le quattro ruote, proviamo anche questa emozione. E scommetto che mentre stai guidando stai pensando all'edizione 2022 della Brescia Napoli? Non nascondo che ogni tanto ci penso, dico cosa facciamo per il prossimo anno, da qua ci penso e poi a queste competizioni cerco di prendere spunto per migliorare anche la Brescia Napoli. Una novità, siamo con Andrea Vesco, hai perso il navigatore. Sì, adesso vedo se riesco a ritrovarlo nella seconda parte di questa seconda tappa. Com'è correre da soli? A me non nessuno ti rompe le scatole. È molto impegnativo, nel senso ci sono molte più cose da fare, però la concentrazione è sempre alta, quindi per adesso va bene, ci sono ancora le ultime prove impegnative, speriamo di farle bene. Buon divertimento. Grazie. Pesci strada pesci, sono degli amici, uno è andato in Mongolia addirittura con l'architetto Boccelli. Uno si è sempre divertito a fare le fotografie per un noto quotidiano locale, adesso è... cosa fai? Pilota, driver? No, il navigatore di pesci. In che senso di pesci? Il segno dei pesci o perché il tuo pilota si chiama? No, il navigatore dell'amico Dennis. Avete fatto bingo, avete acquistato una bellissima vettura, stilizzata, però... una garanzia. Diciamo che per noi è un pochino stretta, però ci stiamo divertendo, ecco. Beh, quantomeno non avete problemi di peso. No, no, stabilità perfetta, effetto suolo col nostro peso è perfetto. Come sta andando la gara? Abbiamo avuto qualche piccolo problema ieri per via delle salite e del nostro peso e la macchina ha un po' sofferto, però... Avete recuperato in discesa. Sì, esatto. Itaca, l'amico Benzoni... qua alla Coppa Mazzotti, cosa ci fai? Faccio parte anche di questa avventura e quindi oggi siamo qui col banchetto per raccogliere fondi, è il charity partner di questa gara e quindi siamo qui. Tanti progetti che stiamo avviando su Brescia e quindi Fondazione Itaca c'è e la Coppa Mazzotti è un partner importante. Con Paolo Savarini, oggi sei qui e correrai con la tua ragazza? Oggi sono qui in veste di pilota per la prima volta nella mia vita e quindi per me, diciamo così, che è un modo nuovo di affrontare questo tipo di gare, quindi per me è la prima gara da pilota e per la mia navigatrice è la prima gara nella sua vita e quindi ci divertiamo. Tra l'altro tu hai una tradizione perché hai corso con lo zio Varsariate. Tradizione tanti anni, io la mia prima gara ho iniziato nel 2010 con mio zio Flaminio Varsariati e poi dal 2012 ho corso con Alberto Riboldi, con ci siamo tolti delle belle soddisfazioni e adesso vita nuova. Amici di motori Sky 229, siamo con il presidente Sala MB70, storica scuderia lumezzanese, ci teniamo. Non ti chiedo cosa hai fatto a Mille Miglia, ma l'importante è essere qui alla Coppa Mazzotti. Sì, è sempre un evento di riferimento, per cui insomma, è importante esserci in mezzo agli amici. È sempre un piacere insomma, ritrovarsi e fare quello per cui così siamo appassionati. È un bel evento, e per cui insomma, non manchiamo.
nuova I-Pace Hybrid. Jaguar ha una nuova energia. Scoprila in versione Storm Edition da 300 euro al mese. Grandi prestazioni. Quando inizia il tuo futuro? Quando inizi a immaginare e a progettare la vita che desideri? Immagina strade nuove da percorrere in tranquillità con chi vuoi e come vuoi. Immagina uno stile di vita migliore, giorno dopo giorno. Immagina la sicurezza e la serenità della tua casa e della tua famiglia. Puoi arrivare dove vuoi, con un grande partner italiano, sempre al tuo fianco. Generali, il futuro inizia prima. Amici di Motori a 360 gradi di Sky 229, siamo arrivati a Sassabaneck, a Iseo, praticamente la gara è terminata. Prima abbiamo fatto la prova del Gran Premio di Iseo, con noi l'amico Eugenio Piccinelli. L'abbiamo rincorso tutta la gara, era troppo forte per noi, comunque al di là delle battute. Dove è il tuo amico Gatta? Il mio amico Gatta non ha potuto venire a fare questa gara, ci siamo iscritti insieme e invece per problemi suoi familiari, per carità, ha detto che non poteva. E l'ho fatta con mio figlio, con la mia macchina. Siamo alla vigilia del tuo Gran Premio Foresti? Speriamo proprio di sì. Ci conto molto, anche perché dopo aver saltato 2 anni, sinceramente ci tengo tantissimo a farlo. E spero proprio, ma io sono molto ottimista, perché cala tutto e andare a fine marzo, forse grazie alle vaccinazioni o roba del genere. Abbiamo già dato, abbiamo già pagato. Abbiamo già pagato pesantemente, penso, pesantemente in tutti i settori. Adesso il nostro, vabbè, è un settore relativamente importante, però l'abbiamo pagata forte in tutte le fasce economiche, senza considerare i morti, insomma. Certo. Però siamo qui anche per stare tra amici, pensare a un 2022 foriero di buone notizie. Hai già in mente il possibile percorso? Ho già fatto tutto, Antiglio. Ho già fatto tutto, perché bene o male durante il lockdown ho preparato, secondo me, 4-5 roadbook. Già completi. C'è solo la possibilità di scelta. Comunque no, ho cercato di fare un percorso, a me piace molto, e poi ho questa idea malsana in testa di fare una gara che duri 2 giorni. Ma mai dire mai. Mai dire mai. È un sogno, magari si realizza. E noi ci siamo. Certo. Grazie Euge, buon appetito. E adesso tra poco i premi, il podio, sei a podio? Assolutamente no.
Ah, pensavo. A tra poco. Amici di motori a 360 gradi, Sky 229, siamo a Iseo, Sassabenec, una tre giorni sui quattro laghi della nostra provincia, con noi Max Montempi, parte del comitato organizzativo di questa bellissima manifestazione che segna la 13ª edizione. Che dire, Max, tutto bello, grandi macchine, bei personaggi, abbiamo avuto anche la ciliegina oggi con Arturo Merzario, un amico della Coppa Mazzotti. Un tuo bilancio? Ma devo dire, 13ª edizione molto bella, sono tutti molto soddisfatti. Arturo è stata la ciliegina, ma ormai per noi è un aficionado, come tu sai, per cui siamo felici di averlo nostro ospite. Devo dire che il percorso è piaciuto molto, la famosa idea dei tre laghi da ripercorrere, quindi Idro, Garda e Iseo, è stata un'idea secondo me molto apprezzata. Dicono tutti che il percorso è stato davvero molto bello, mi dicono anche di prove impegnative, come tu sai. Io dal punto di vista sportivo sono la negazione più assoluta, però mi dicono che per esempio nel parco di Villa Mazzotti ci siano state un po' di sorprese e di sgommate. Le sgommate le abbiamo visto, ma da rallista, quando sono tornato in Alta Val Sabbia, ho visto le prove del Mille Miglia, mi si è aperto il cuore. Quindi questo connubio autostoriche con il mondo del rally è il top. Credo di sì, abbiamo riscoperto anche noi nella giornata di ieri le famose maglie, teglie e via dicendo, che se ti ricordi 16 anni fa, 20 anni fa, facciamo anche 25, perché io mi ricordo che andavo a vedere. Tu sei più giovane. Sì, sì, però ragazzi, erano i Mille Miglia con quelli veri, ragazzi. Signor Piedone Busseni con Fonfior di Porsche 911 gruppo 4, per cui erano altri tempi. Al di là di quello, strade che non vediamo sicuramente tutti i giorni, ma che soprattutto sono state apprezzate dagli equipaggi stranieri, che non si aspettavano certamente che noi avessimo delle chicche, come per esempio la strada di Valvestino con la diga, che è stata una cosa assolutamente fantastica. E abbiamo scoperto una vecchia dogana del mondo austriaco. Assolutamente sì, così come ieri sera l'arrivo e l'aperitivo all'idroscalo di Desenzano è stato graditissimo da tutti, anche lì una location di cui anche noi bresciani sappiamo veramente poco. Adesso aspettiamo il vincitore. Hai qualche tuo favorito? Non ho favoriti e francamente fino a un minuto fa non sapevo, anzi non so chi potrebbe essere il vincitore. So che ci sono parecchie incognite, per cui staremo a vedere. Amici di motori a 360 gradi, Sky 229, siamo con il vincitore della 13ª edizione della Coppa Mazzotti, la quinta volta che Andrea Vesco mette il proprio nome all'albo d'oro di questa manifestazione. La cosa che lascia perplesso è che ha vinto da solo, senza navigatore. E non è facile, la classe non è alta. Devo dire che è difficile correre da soli, perché un navigatore ti dà un ottimo supporto che correre da soli non ti può dare, però fare una gara da soli premette il fatto che bisogna fare molte più cose, quindi la concentrazione rimane sempre alta lungo tutto il percorso. Non era una gara difficilissima per quanto riguarda la navigazione, quindi una volta che entravi nel gruppo di prove era difficile onestamente sbagliarlo. C'erano un paio di tranelli che si potevano prevedere con anticipo, però sono stato bravo. Ma sei abituato a sì, sono stato bravo a rimanere su alti livelli per tutte le due giornate, soprattutto nella giornata di ieri che aveva prove forse anche un pochino più semplici rispetto alla giornata di oggi. Volevi riscattarti da un Novolari che forse non era nelle tue corde? No, decisamente no, è un nono posto che non mi ha per nulla soddisfatto, e ci tenevo a chiudere bene la stagione con una buona media in una gara con tanti top driver al via, quindi con motivazioni alte, e sono contento di avercela fatta. Prossima stagione non correrai da solo, cercherai compagno o una compagna? Cercherò di aspettare mio papà che si riprenda da un fastidioso problema alla schiena che lo attanaglia da più o meno aprile, e quindi spero di avere un supporto in tal senso, e poi valuteremo insieme se sarà il caso di fare Mille Miglia o altre cose. E dietro l'angolo c'è una Winter Marathon, perché oltre che tu essere un bravissimo pilota e ad altissimo livello, sei anche un ottimo organizzatore. Grazie. Sì, sembrano esserci ancora tanti mesi, ma per noi sono pochi, nel senso che passano alla svelta. Abbiamo aperto le iscrizioni pochissimi giorni fa, la 34ª edizione, la 15ª organizzata da me e mio padre, si svolgerà dal 20 al 23 gennaio sempre a Madonna di Campiglio. Stiamo studiando alcune cose nuove per non essere mai ripetitivi, e confidiamo che la gente si iscriva numerosa. Grazie a te. Grazie a voi.